Well, il programma mi dice che ora si cambia totalmente registro, presentando brani da Macbeth, libretto di Francesco Maria Piave e musica di Giuseppe Verdi. Sono proprio curioso di udire la musica di questo Verdi. Ci accomuna un omignolo. Egli è chiamato il cigno di Busseto, mentre io sarei il cigno dell'Avo. Nomignolo francamente positivo, rather pretty, leggiadro anziché no. Il mio Macbeth è stato definito il prototipo della brama di potere e dell'omicidio. Nella sua trama il male domina sovrano. Come ebbe a commentare Benedetto Croce, il bene vi appare solo nella vendetta che il bene compie, nel rimorso, nella punizione. Nessuna figura né in persona la presenza. Macbeth dunque è una vera tragedia. La sua trama, troppo complessa per essere qui narrata, è delle più fosche esistenti in letteratura. Gli attori possiedono quasi tutti personalità subtole e contorte. I colori della tessitura narrativa sono il grigio e il nero. Dal principio alla fine si respira un clima di malvagità, di tenebra, di maledizione. Il bello è brutto, il brutto è bello. Passa attraverso la nebbia e l'aria putrida. Così dicono le tre norme proprio nella prima scena, formulando nella mia cara lingua inglese una delle mie preferite rime allitteranti. Fair is fair and fair is fair. Over through the fog and filthy. Per sopramercato la storia spesso sconfina nel soprannaturale. Streghe dalle profezie da ambiguo responso, Macbeth stesso le definisce demoni impostori che mentono pur dicendo la verità. Spettri, ombre, larve, a stigmatizzare i sensi di colpa, le angosce e i rimorsi dei protagonisti per gli orrendi crimini commessi. C'è stato un tempo in cui Macbeth era un nome da non pronunciare. I teatranti superstiziosi preferivano riferirsi all'opera chiamandola il dramma scozzese. In tempi moderni il cinema ne ha celebrato le oscure vicende con registi del calibro di Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski, Bellatar e altri. Thank you.
femmine. Anche i cantanti maschi non scherzano in questa sede. Dal Macbeth avremo occasione di godere altre due arie, ma lo faremo tra poco. Ora infatti giunge opportuno il momento dell'intervallo, per darvi modo di sgranchirvi un po' le gambe e di scambiarmi qualche commento su quanto finora presentato. Un momento di rottura, dunque. Tanto è vero che in inglese lo chiamiamo break, dal verbo rompere, che unito a sit, abbreviazione di situation, fa break sit. Brexit, insomma.